Energie rinnovabili e lotta alle mafie nella prima giornata di Terra Futura. Il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone sono stati tra gli ospiti di due convegni organizzati dalla CISL. Alla tavola rotonda Vinciamo i clan, Pignatone ha sottolineato che l'andrangheta ormai non è più un fenomeno solo calabrese, ma con diramazioni in tutto il mondo. Tra i terreni di investimento proprio il mercato delle energie rinnovabili. E sul decreto legge in discussione dedicato appunto all'energia green, il ministro Prestigiacomo ha spiegato che il nuovo testo guarda avanti e garantisce la crescita del settore. Sul nucleare, per l'esponente del governo, dopo il Giappone, un ripensamento era doveroso. Chi aveva investito nelle fonti rinnovabili ha fatto in questo momento la scelta vincente. Al via anche Wars World Web, parole, pianeta e rete, l'evento organizzato all'interno di Terra Futura da Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Fondazione Sistema Toscana. Evento alla seconda edizione dedicato ad internet, a nuove tecnologie e beni comuni digitali. Presentata la nuova versione di Zoes.it, il primo social network progettato in Italia e dedicato alla condivisione di buone pratiche e opportunità di lavoro nel settore della sostenibilità. La nuova versione garantisce una maggiore usabilità insieme ad un'interfaccia grafica più accattivante, più semplice inserire anche testi, foto o video e condividere contenuti. Terza edizione per il premio Architettura e Sostenibilità promosso da EcoAction. Nella sezione Pubblica Amministrazione vince la Toscana con i progetti premiati ex eco dei comuni di Quarrata e Firenze. Premiata la realizzazione nel capoluogo toscano di un complesso edilizio sperimentale di 45 alloggi in legno. Menzioni speciali anche per i progetti di Montelupo Fiorentino di Cerreto Guidi e del comune di Castelfranco di Sotto nel Pisano. 400 tonnellate di frutta e ortaggi distribuiti in un anno a 67.000 allievi delle scuole primarie di 461 istituti della Toscana. Sono i numeri del programma Frutta nelle scuole promosso dall'assessorato regionale all'agricoltura. Gli insegnanti inoltre hanno guidato i ragazzi negli orti scolastici nella visita delle fattorie didattiche. Due gli obiettivi del programma: promuovere il consumo di frutta e verdura fra i bambini e con esso abitudini alimentari sane ed equilibrate, e poi anche far conoscere i prodotti del territorio. Non solo convegni a Terra Futura, ma anche curiosità e oggetti insoliti. I visitatori tra i vari stand possono ammirare un barbecue a energia solare, ma anche poltrone e sgabelli di ecodesign che riutilizzano la cartellonistica in PVC di Palermo. E ancora restyling di vecchi abiti, abbigliamento sportivo in fibra di bambù ed elementi di arredo e capi di abbigliamento realizzati in carcere, recuperando materiali di scarto non riciclabili. Tra le particolarità in mostra anche giardini tascabili bio e lo scooter elettrico più veloce in commercio. Servizi video di approfondimento, aggiornamenti e news alla pagina speciale www.intoscana.it/terrafutura.